Buonasera ragazze, cominciate ad arrivare. Ciao Valentina. Allora, intanto che aspettiamo qualche secondo, metto qualche tag così quando andrete a cercare nel gruppo o nella pagina troverete prima e più velocemente anche i prodotti. Ciao Valeria. Aspettiamo un attimino. Intanto commettiamo con qualche hashtag. Voi scrivete pure se ci siete. Dopo, intanto che mi vengono in mente. Eccoci qua. Allora, è arrivata anche Antonella. Ciao Leda. Ciao Leda. Allora, direi che possiamo anche iniziare. Che dite? Mi sistemo la pagina con le pad così vi leggo meglio. Eccoci qua. Allora, come abbiamo già spiegato e fatto vedere, stasera faremo la pulizia pennelli. Allora, vi dico l'occorrente, che poi comunque ripeterò i prodotti anche durante la diretta. Utilizzeremo il cleaner, quello sempre di Silk Air, che è il nylon. Nylon One Step. Ciao Maria Cristina, ciao, benvenuta. Ok, questo ce l'ha anche Kiki Niles adesso da qualche mese a questa parte. Ciao Maria Vincenza, benvenuta. Ed è quello da 570 ml, troverete soprattutto riscontro sotto l'aspetto economico perché costa un pochino di meno. Poi utilizzeremo un qualsiasi sigillante, quindi che sia un dry top, che sia l'hybrid top, che sia il perfect, qualsiasi sigillante che abbia dispersione o meno è indifferente. Poi arriverà anche questo nella famiglia Kiki Niles, il brush cleaner del sempre Silk Air. Io ho questo da 100 ml, non so cosa gli arriverà a Clizia. Devo sistemare la luce, perché sono un po' in ombra. Comunque, abbiate pazienza, arriverà anche questo prodotto che è fantastico, ma come vi spiegherò più tardi, bisogna utilizzarlo con parsimonia e soprattutto con molta attenzione con i pennelli, perché se usato male potrebbe rovinarvi le setole del pennello. Quindi vi farò vedere come utilizzarlo e soprattutto come preservare. Ciao Dana! Come preservare quello che sono i vostri pennelli, perché comunque costano relativamente poco e quindi direi che più durano meglio è, no? Poi è il nostro miglior alleato del nostro lavoro e quindi direi che è bene trattarlo con i guanti. Allora, a proposito di guanti, direi che me li metto perché altrimenti mi imbratto di cleaner e di pulitore pennelli. Ecco, mi raccomando, quando pulite i pennelli, soprattutto con il pulitore pennelli perché è molto aggressivo, utilizzate sempre esclusivamente i guanti e utilizzateli questi prodotti in un posto ben areato, perché come vedrete quando lo proverete, il pulitore ha un odore molto molto intenso.
Quindi utilizzatelo in un ambiente che sia abbastanza aereato. Bene, cominciamo. Allora, qui sono tutti in ordine i pennelli. Io direi che possiamo iniziare a fare, ad esempio, quello che viene chiamato il battesimo dei pennelli. Perché? Perché andremo a farvi vedere. Non è rotto, ragazze, è proprio così. È quello richiudibile questo, ok? Ecco, una cosa bella dei pennelli Kiki Niles, la maggior parte sono tutti richiudibili, quindi o in questo modo o in questo modo i pennelli sono richiudibili. Ok? Ora andiamo a fare il battesimo del pennello. Come vedete, questo pennello è super rigido. Lo vedete? Che è nuovo. Ciao, Alessandra. Quindi faremo il battesimo del pennello. Allora, iniziamo con. Io ho messo un po' di cleaner qua e poi vedrete anche perché. Ce l'ho, lo tengo qua dentro, un po' di cleaner. Ripeto, ho preso il Nilo, ok? Che è un cleaner senza acqua, quindi è un cleaner trasparente. Per fare questo che sto facendo in questo momento, potete utilizzare anche un cleaner colorato. Ok? Quindi imbevete il pennello, aspettate qualche secondo. Mi serve, scusate, questo. Aspettate qualche secondo e iniziate a premere piano, di modo che la colla si sciolga. Ok? Poi, una volta fatto questo, incominciate ad aprire le setole in questo modo, facendolo ruotare e tenendo il pennello schiacciato sul fondo del bicchierino. Si vede bene? Ok. In questo modo. Ok? Perfetto. Direi che così va bene. Prendete un pad. Lo asciugate e aspettate un attimo che si asciughi. Ok? Quando fate questa operazione, non mettete mai il pennello in verticale per farlo asciugare, sempre in orizzontale. Perché? Perché in questo punto le setole sono attaccate con la colla. Quindi se voi mettete il pennello in verticale con le setole in alto, il cleaner, il pulitore pennelli, tutto quello con cui è venuto a contatto va a scollare le setole e quindi il vostro pennello si rovinerà subito. Ok? Io ora l'ho asciugato, come vedete è asciutto. Ok? Ora prendiamo un sigillante qualsiasi, ripeto, con senza dispersione è indifferente. Io ora mi vado a prendere una goccia abbastanza consistente in questo punto, così almeno non continuo ad aprirlo. Io ho il perfect, poi voi potete usare quello che volete. E fate in questo modo. Non voglio accecarvi con la palettina, ok? Stessa cosa che avete fatto nel bicchierino, ruotate il pennello in questo modo, in modo da farlo imbibire bene dentro nel sigillante, ok? Poi prendete il pad, fate in questo modo. In tutti i lati, quindi lateralmente. Aspettate perché mi si è aperto il pennello. Ecco. Ok. Ed è pronto per essere messo via. Ok. Adesso potete utilizzarlo verticalmente una volta asciutto. Potete metterlo via verticalmente. Ok. Questo era un pennello costruttore piatto semplicissimo. Quindi lo mettete via ed è pronto per l'utilizzo. Questo è il pennello nuovo. Ripeto la stessa cosa, vi faccio vedere con un pennello acrilico, per acrilico. Questo, vedete, è completamente rigido. Vedete? Ok. Ora imbevo nel cleaner. Lascio, devo inclinarlo perché è troppo lungo. Ciao Priscilla, ciao Stella, intanto vi saluto, intanto che si bagna. Ciao Maria. Un'altra Maria Cristina. Ok, ah, sei sempre tu, Maria Cristina. Ok.
Sì, Maria Cristina, sigillante, qualsiasi sigillante voi abbiate, ok? Allora, aspettiamo ancora qualche secondo che si pulisca dalla colla, che si sciolga la colla. Ripeto, sigillante non ha, è indifferente, ecco, voi cercate sempre di premere, è indifferente se o con dispersione. Ecco fatto, vedete che incomincia ad aprirsi. Aprite bene le setole, in modo che si sciolga bene la colla. Asciughiamo, controlliamo che si siano aperte bene le setole. Era molto molto incollato, questo pennello, quindi lo rimetto ancora un pochino. Sì, questo passaggio, Maria Cristina, è quando il pennello è nuovo, quindi c'ha una colla, hanno una colla veramente rigida. E se non va, se non la togliete, potreste rovinare il pennello se schiacciate il pennello senza averlo lavato, ok? Ok, adesso si sta lavando bene. Non vi preoccupate per questo procedimento che sto facendo, perché poi, una volta che poi lo passiamo nel sigillante, riprende la sua forma originale, ok? Eccoci qua, adesso sì, è bello pulito. Ok, ora stessa cosa nel sigillante. Sì, ma poi rimani con noi, Maria Cristina, che vedrai che anche in altri momenti potreste fare questa cosa qui. Ma siccome quello per acrilico è molto, molto in lunghezza è molto lungo e in più è molto abbondante in setole, quindi cercate di bagnare bene. Poi sul dorso della mano lo rimettete in forma, ok? Ecco qui. Quando poi andrete a usarlo per l'acrilico o per l'acrygel, lo passate di nuovo prima nel cleaner e poi lo pulite col pad, ok? Asciughiamo l'eccesso. Ok, adesso il pennello ha fatto il suo battesimo ed è pronto per essere utilizzato. Eccoci qua. Adesso sposto questo che vi dà fastidio. Ok, ora tenendo sempre presente questi due pennelli, questo è un pennello costruttore. Allora, il pennello, aspettate perché mi sto guardando la scaletta perché ho tante cose da dirvi stasera, quindi mi sono fatta la scaletta, ragazze, perché sennò la memoria. Ciao Michela. Allora, per il costruttore non serve fare tutte le volte questo procedimento. Una volta che avete fatto il battesimo del pennello, usate il vostro costruttore. Una volta finito di utilizzare il costruttore, non dovete lavarlo tutte le volte, non serve perché rovinate il pennello. Prendete un semplice pad asciutto, pulite l'eccesso del costruttore, che sia trasparente, che sia colorato, che sia un cover, che sia un bianco costruttore, qualsiasi cosa. Prendete un pad asciutto, schiacciate, ovviamente piano, tirate verso l'esterno e avete pulito il pennello e lo rimettete via col suo cappuccino, cappuccetto. Beh. O comunque in questo modo, ok? Questo per il pennello costruttori. Per l'acrigel invece vi faccio vedere, questo l'abbiamo appena pulito. Io per esempio uso questo per l'acrigel, ok? Con la spatolina, vabbè, la spatolina la lavate, l'asciugate, è finita lì. Invece cosa succede? Che l'acrigel, come per l'acrilico, rimane
tra le setole rimane un po' di acrilico. L'acrilico tende ad allargare le setole. Quindi cosa fare una volta finito di utilizzare il pennello per l'acrygel? Fate quello che ho fatto adesso, ovvero aprite bene le setole. Ok, in questo modo si pulisce bene all'interno. Ok? Asciugate, fate asciugare bene dal cleaner, anche sul guanto volendo. Aspettate che si asciughi il cleaner. Vedete che rimangono leggermente allargate perché è l'acrilico che fa questo lavoro. Mette fuoco, ok. Vado a passarlo sempre, tutte le volte prima di metterlo via, con un pochino di sigillante. Io a volte me lo metto sul guanto, faccio in questo modo, asciugo l'eccesso e chiudo. In questo modo le setole rimangono ben compatte. Fino alla prossima volta che voi utilizzerete il pennello e non si sforma, ok? Questo qui tenete conto che lo sto usando almeno da 5, da 3 o 4 mesi. Ok? Sembra un pennello nuovo, perché tutte le volte che io lo metto via faccio questo procedimento. Una volta che voi lo riprendete, basta bagnarlo nel cleaner con cui, ecco perché vi dicevo, il cleaner deve essere trasparente solo nel caso dell'acrygel. Perché se fate la pulizia pennelli potete usare un cleaner colorato che non è un problema. Per l'acrygel usate quello trasparente perché sennò vi colora l'acrygel, soprattutto se è il bianco. Prima di andarlo a utilizzare con l'acrygel, ovviamente tiro via il sigillante bagnandolo e pulendolo nel cleaner e poi passo direttamente all'acrygel. Ok? Fin qui è tutto chiaro, posso andare avanti. Avete domande? Mi serve un attimo di cleaner. Se non ci sono domande, io andrei avanti. Ok? Allora, questi li possiamo mettere via. Passiamo alla pulizia del pennello colore. Questo lo tiriamo via per un attimo perché per ora non mi serve. Lasciamo qui il nostro sigillante. Allora, pulizia pennello colore. Io vi faccio vedere questo con cui utilizzo il nero. E poi vi spiego anche questa cosa dei colori. Allora, pennello colore è un po' una cosa diversa, nel senso. Ovviamente i colori sono tanti, non si può avere un pennello per ogni colore, sarebbe il sogno di tutti, però non si può, perché comunque diventa dispendioso. Quindi cosa fare? Allora, io consiglio una cosa che poi vi dirò. Per ora vi faccio vedere la pulizia. Allora, prendete il vostro, quello che arriverà, il pulitore pennelli. Come dicevo, questo pulitore rischia di rovinare le setole perché secca tantissimo. Quindi mi raccomando, poco con parsimonia e poi sempre avere l'accortezza poi di rimetterlo in forma e inumidirlo col sigillante. Quindi io ora aspettate che faccio una cosa perché mi sa che questo l'avevo già pulito, perché io sono fanatica della pulizia dei pennelli. Purtroppo, eccoci. Allora, questo è sporco di nero. Ok? Quindi guardate come pulisce bene questo pulitore. Ci arrivo Morgana, ci arrivo anche lì. Allora, stessa cosa, aprite bene, fate aprire bene le setole e asciugate con un pad. Cioè, guardate come esce questo pennello, praticamente pulito. Ok? Ovviamente, ripeto, abbiate l'accortezza di rimetterlo in forma e di inumidirlo bene,
dopo che avete usato il pulitore pennelli, perché questo pulitore asciuga troppo le setole, è molto secco. Ok? Allora, come qualcuno di voi ha già... Ciao Ionida, benvenuta. Come qualcuno di voi ha già commentato e mi ha anticipato, il mio consiglio è sempre quello di avere, se volete prendere carta e penna, ve lo segnate, un pennello per i colori chiari, quindi bianco, nude, grigio chiaro, tutti questi colorini molto chiari, rosa chiaro, pallido, ok? Uno per i colori caldi, quindi rosso, arancione, bordeaux, che non sia troppo scuro, tutti quei colori che sono sul rossiccio, sul rosa, fucsia, tutti questi colori. Uno per i colori freddi, quindi azzurro, verde, blu, viola, questi sono i colori freddi. Un altro invece per i colori molto scuri, quindi nero, marrone scuro, bordeaux scuro, quindi il tipo rouge noir. Questo perché vi faciliterà molto la pulizia, perché in alcuni casi se passate da un fucsia ad un rosa leggermente più chiaro, basta che pulite col pad, non dovete fare tutte le volte la menata del pulitore, ok? Idem, se passate da un azzurro a un verde, non vi dovete star lì tutte le volte a pulirlo a fondo. Questo lavoro lo potete fare una volta ogni tot clienti, ok? E un altro da non dimenticare, perché tanti lo sottovalutano, un pennello usato solo ed esclusivamente per i glitter o i glitterati finissimi, perché ogni volta che poi lo dovete pulire c'è da piangere in cinese. Ok? Anche e soprattutto i perlati hanno dentro dei micro glitter che sono micidiali. Lo vedrete anche quando userete il pulitore, perché nel pulitore rimangono tutti, si depositano tutti sul fondo del pulitore. Ecco, un piccolo punto sul pulitore. Non usate contenitori di plastica qualsiasi perché li fonde. Ok? O usate il suo tappino come ho fatto io, oppure usate un contenitore di vetro o di ceramica. Bene, detto ciò, vediamo un attimo a che cosa possiamo passare. Allora, ai nostri mitici, metto via, aspettate un attimo perché puzza tantissimo. Quindi lo metto via, il pulitore pennelli lo chiudo e siamo a posto, perché sto facendo le inalazioni. Allora, passiamo ai nostri pennelli nail art. Esatto, sì, esatto, i perlati e i glitterati sono micidiali per pulire i pennelli perché vanno all'interno delle setole e per pulirlo a fondo, da non dover lasciare più neanche un glitter, vuol dire rovinarlo. Quindi usate un pennello apposito solo esclusivamente per i glitterati, glitterati o perlati, come si diceva. Ok? Passiamo ai nostri pennelli nail art. Allora, semplicissimo, nulla di nuovo, nulla di che. Prendete un pochino di cleaner, ne mettete un pochino sul pad, ok? Ruotando in questo modo, tirate verso l'esterno, ok? Quindi fate in questo modo e tirate. Se dovete usare un nero per fare la nail art, passatelo un pochino nel sigillante. In questo modo, fate questo movimento, vedete che si aprono le setole. Aspettate perché è talmente fine che non si vede. Tra l'altro c'è anche il riflesso. Ecco, vedete? Si aprono leggermente. In questo modo, guardate che sta lasciando anche il bianco, tra l'altro, perché non l'avevo, io l'avevo pulito solo col pad. Vedete che sta lasciando un po' di bianco, che avevo usato il bianco. Ecco, in questo modo si pulisce e poi ripassate col pad asciutto. Ok, mi raccomando, quando usate pulite questi pennelli, fate sempre questo movimento, rotazione e tirate verso l'esterno. Ok? Così rimane in forma sempre. Ok? Questo ce l'ho quasi da quasi un anno, questo pennello, tra l'altro. Ed è fantastico, secondo me. Altra cosa che non tutti ci pensano, però ecco, mi è venuto in mente quando stavo preparando i pennelli oggi pomeriggio per farvi vedere.
Pennello silicone. Quando usate le polveri? Abbiamo fatto tante dirette sulle polveri pavone, sulle polveri effetto specchio. Ecco, cosa fare? Pennello imbevuto di cleaner. Semplicemente e pulite in questo modo. Torna praticamente così. Ok? Non serve fare altro, acqua, niente. Un po' di cleaner, pad e basta. Fine, è pulito. Ok? E lo mettete via. Pennelli one stroke. Allora, qui ci sono da precisare alcune cose. I pennelli one stroke sono questi praticamente. Ok? Allora, prima di tutto, come per i pennelli colore, dovete avere un pennello apposito sia per il one stroke acrilico, quindi per gli acrilici d'acqua, e un pennello diverso per il one stroke gel. Perché? Per ovvi motivi, nel senso che il pennello per il gel non potete metterlo nell'acqua. Quello in silicone serve per prendere le polveri, serve per prendere le polveri, ma soprattutto per lucidarle. Sì, perché una volta applicata la polvere con l'applicatore e fatto l'effetto specchio, con il pennello silicone le lucidi. Dicevo, il pennello one stroke, se usate one stroke gel, non potete metterlo. Non potete usare quello che mettete in acqua, ok? Non sono proprio co prodotti compatibili. Quindi un pennello per il one stroke in gel e un pennello per il one stroke in acrilico ad acqua. Ok? Quindi se usate acrilici ad acqua, fate lo stesso procedimento che ho fatto io nel contenitore, ok? Ma nell'acqua, non nel cleaner. Quindi immergete, aprite le setole e lo asciugate con un pad asciutto. Basta. Non fate altro, sigillante né niente, solo esclusivamente acqua. Per il pennello invece One Stroke Gel, fate la stessa cosa che fate con tutti gli altri pennelli, per il colore o quello che è, per pulirlo, ok? Quindi il cleaner o pulitore pennelli e poi sigillante per rimetterlo in forma. Semplicemente questo. Ok? Questo lo mettiamo via. Allora, può succedere che un pennello vi si rovini, giusto? Come è successo a me con questo. Questo qua, purtroppo, è un pennello che ha fatto la battaglia. Vedete che ci sono delle. Vediamo se riesco a farvelo mettere a fuoco. Allora, vediamo così. Ok, vedete che ci sono delle setole che si sono aperte, dei peletti che sono. Non sono in forma. Ok? Questo è successo perché purtroppo questo pennello non è stato trattato benissimo. Questo è un pennello che ho utilizzato per l'acrigel, soprattutto quando stavo imparando ad usarlo. Sì, esatto, Maria Cristina. Abbiamo fatto le dirette sia per le polveri pavone sia per le polveri specchio camaleontiche. Dicevo, questo pennello purtroppo l'ho utilizzato con l'acrigel, acrigel che non sapevo utilizzare, che quindi ho dovuto imparare e poverino il pennello ha passato le sue pene. Allora, cosa succede quando uno o due peletti, per così dire, fanno i ribelli? Prendete la vostra bella tronchesina o la vostra bella forbicina e andate alla base del vostro pennello e lo tagliate. Ok? Soprattutto questo si fa con i pennelli colore, perché se non state attente col pennello colore, questa setola che è al di fuori dalla forma,
si imbeve di colore e vi sporca le mani della cliente, oppure vi rovina il lavoro, vi sbava, per così dire. Ok? Quindi controllate sempre i pennelli e tirate via quelle che sono, andate sempre alla base, ok? E tirate via quelle che sono le setole ribelli. Ok? Qui poverino ha fatto la sua vita. Eccoci qua. Questo, per esempio, è un pennello che, avendo fatto un po' di battaglie, passerà sicuramente ad essere un pennello glitter. Ok? Adesso ricontrollo un attimino se c'ha ancora qualche peletto rovinato. Questo era un lavoro che volevo fare oggi, però poi ho detto aspetta che lo faccio in diretta così le ragazze vedono cosa faccio. Quindi mi prendo con la punta della tronchesina. E vedete, vado alla base e taglio. Ok? Non dovrebbero essercene altre. Se ci dovessero essere, le tirerò via. Ok? Mi sono persa un pezzo. Ah beh, no, esatto, Maria Cristina, è vero, con i miei suggerimenti non succederà più, però può succedere perché comunque, cioè, non sono indistruttibili i pennelli, eh. Anche poi, altra cosa, anche se voi lo avete bagnato con il sigillante, ok? Fate attenzione quando li mettete via, perché può succedere, vedete l'interno del tappo, può succedere che se voi andate a prendere un pochino il laterale del tappo, qualche setola venga rovina, può essere che succeda che qualche setola si apra, però nel momento in cui voi lo andate ad aprire e vedete che la setola è rovinata, che si è aperta, la tagliate via. Certo, non dovete spellare il pennello, né? Ecco. Però se succede una volta ogni tanto, ok, poi ovviamente i pennelli vanno cambiati. Però questo vi aiuta, questi suggerimenti sono per aiutarvi a farli durare un pochino più a lungo. Allora, tutti i pennelli Kiki Niles, o meglio, la maggior parte dei pennelli Kiki Niles sono richiudibili. Quindi, richiudibile significa anche preservare di più quello che è il, vedete? Quello che è l'integrità del pennello. Perché? Primo, perché non prendono polvere. E secondo, non prendono luce. Perché messi a contatto di qualsiasi fonte di luce, anche luci delle lampade, potrebbe rovinare il pennello. Il mio consiglio è: i pennelli vanno sempre in un mobile chiuso, al buio. Se questo non può succedere, non può essere messo in atto, fate in modo di comprare pennelli sempre con il tappo. Kiki Niles li ha una vasta gamma di pennelli. Ciao Marina, ciao. Oddio, non mi ricordo il tuo nome, Lady. Non mi ricordo il tuo nome, scusami. E questo può essere una buona cosa tenerli al buio, dicevo. Se non può essere messo in atto, ecco, comprate i pennelli col tappo che in questo modo li preservate da tutto quello che può essere una polimerizzazione del prodotto che avete utilizzato e dopo diventano inutilizzabili perché praticamente diventano duri. Anche se voi, io ho provato, è successo una volta anche a me, ahimè, l'avevo lasciato davanti a una lampada UV, quindi polimerizzato in tronco ed era un pennello così per nail art. E brava anche in una scatola, se proprio non potete in un mobile, in una scatola chiusa col coperchio. E mi si era proprio polimerizzato. Io ho provato a staccare le setole, ma non è mai tornato come prima, nemmeno con il sigillante, non c'è stato proprio verso. Quindi, una volta polimerizzato, è praticamente da buttare. Quindi, questo è il mio consiglio: tenetevi al chiuso, al buio. Abbiamo parlato del fatto che bisogna farli asciugare sempre in orizzontale, vi ho già spiegato il perché. E niente, se non avete altre domande, io direi che ho finito. Ok? Allora, il sito lo conoscete, www.kikinais.it per acquistare i pennelli, per acquistare i prodotti che ho utilizzato, il cleaner che adesso
C'è il cleaner da 570 ml, trasparente per chi usa l'acrigel. Ci sono quelli colorati e profumati per chi invece non interessa il trasparente. Sigillanti ne avete a bizzeffe sul sito. Okay? Io ho usato stasera il Perfect, ma potete usare il Dry Top, potete usare quello Libri Top, quindi con dispersione, potete usare quello che volete. Esatto, quello in silicone si può utilizzare anche, sì, non queste punte che ho io, perché queste sono proprio per lucidare le polveri. Ci sono quelli a punta e chi utilizza soprattutto i gel, quelli molto densi, i gel costruttori densi, qualcuno usa il pennello in silicone perché si trova meglio. Quindi anche lì il pennello in silicone usato col costruttore basta un po' di pad, un pad con imbevuto di cleaner che si pulisce perfettamente. Esatto, Morgana, lo stavo appunto dicendo. Quello punta di solito si utilizza. Figurati, Maria Cristina, io direi che ho finito. Fatemi sapere se i miei consigli vi sono stati utili. E niente, ragazze, aspettiamo il pulitore e ricordatevi di usarlo con molta cautela, soprattutto perché è vero che i pennelli con le setole sintetiche durano di più perché hanno bisogno di meno accortezze, però ecco, questo pulitore per pulire bene come dovrebbe è molto aggressivo, quindi tenete conto di questo. E mi raccomando, i pennelli sempre imbevuti di sigillante, eh? Ok? Tranne quelli che utilizzate per acrilico acqua. Ciao ragazze, buona serata, grazie della compagnia, un bacione e buonanotte.